guarda che bel mare, raga. Lì, al Vesuvio. Guardate la Vi spiegherò cos'è questo fiore che si trova solo sul Vesuvio a Napoli. Allora, questo fiore si chiama ginestra. Quando al giorno si schiude, si apre, scusate. E invece quando cioè, si chiude, è la sera alla notte. Quindi vi parlo. Questo se ne porti tipo tanti a casa, si può perdere un po', cioè mal di testa viene e quindi perdere un po' il senso. Mi dimenticate di dirvi che la ginestra è famosa perché un poeta che si chiamava Giacomo Leopardi questa poesia al fiore. Questi sono i sassolini che abbiamo trovato su uno rosso. E l'altro nero. Il rosso è pieno di minerali, ferro, vedete? E invece il nero perché è più pieno di carbone, dato che è nero, cioè sì. Stanca, ma dov'è che siamo arrivati? Su al cratere. E allora vai avanti, vai, che c'è il cratere dopo quell'uscita lì, vai.